ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। Bene, oggi leggiamo dal libro intitolato Gli insegnamenti di Kapiladeva, il verso 42 del capitolo intitolato Prendere rifugio in Krishna, colui che detiene il supremo controllo. Krishna è chiamato Ishvara, il nome di Krishna è Ishvara, che significa colui che ha il supremo controllo, supremo controllore. Leggo il sanscrito. Madhvayat Bhativato Yam Suryastapati Madhvayat Varshatindro Dahati Agnir Mrityuscharati Madhvayat Madhvayat Bhativato Yam Suryastapati Madhvayat Varshatindro dahati agnir mrityuscharati madhvayat madhvayat vativato yam suryastapati madhvayat Varshatindro dahati agnir mrityuscharati madhvayat Giusto per ricordarci chi è Kapiladeva, questo è il libro intitolato Gli insegnamenti di Kapiladeva. Chi è Kapiladeva? Dunque, Sri Kapila discende come figlio di Kardama Muni e di sua moglie Devahuti, entrambi grandi yogi e santi. Dopo la rinuncia al mondo di Kardama Muni e il suo ritiro nella foresta per raggiungere la perfezione spirituale, cioè del papà, la mamma Devahuti, la mamma di Kapila, consapevole della natura divina di suo figlio, avvicinò Kapila e lo implorò di conferirle l'illuminazione spirituale. Da pura devota qual era, Devahuti sapeva che Kapila era un avatara di Krishna, una manifestazione speciale di Krishna. Compiaciuto Kapila per il sincero desiderio di conoscenza trascendentale manifestato da sua madre, così come Krishna è compiaciuto in generale verso chiunque, nei confronti di chi, da chiunque mostri interesse per la vita spirituale. Krishna è compiaciuto da questo, di questo. Quindi, compiaciuto per il sincero desiderio di conoscenza trascendentale manifestato da sua madre, Kapila espose la filosofia Sankhya, la filosofia che guida a discriminare tra materia e spirito, e culmina nella liberazione suprema definita Bhakti, amore divino. Sankhya significa spiegare nei particolari una certa cosa, nei dettagli, spiegazione dettagliata. Il Sankhya Yoga, Sankhya Supremo, è quel Sankhya, quello studio analitico della differenza tra materia e spirito, ovvero tra ciò che è temporaneo e ciò che è eterno, ovvero tra ciò che è falso e ciò che è reale. E questa discriminazione, questo studio analitico culmina nella liberazione suprema. Per liberazione non si intende un annullamento, un annichilamento, annichilamento si dice in italiano, non culmina nella diffusa concezione del nirvana che molte filosofie orientali diffondono, ovvero il nulla, lo zero assoluto. Il vuoto non è quella la liberazione, ma quello è soltanto un passaggio. Vuoto significa nirvana, significa nirvana. Vana significa qualità in sanscrito, nir significa zero, zero qualità. Allora, chi non detiene la conoscenza completa che proviene dalla Bhagavad Gita, dalle scritture vediche, così come sono state tramandate dai 12 Mahajan e da tutti i puri devoti del Signore, colui che non detiene questa conoscenza, che non è depositario di questa conoscenza, pensa che vivere e soffrire, e su questo siamo d'accordo, vivere in questo mondo e soffrire, e che la sofferenza,
derivi dal fatto di avere un'identità, di essere una persona, un individuo. Poiché sono un individuo, sono costretto a vivere, e vita chiaramente significa sofferenza, perché c'è la nascita, c'è la malattia, c'è la vecchiaia, c'è la morte, ci sono le sofferenze che provengono da questo corpo e dalla mente, e le sofferenze che provengono dal corpo e dalla mente degli altri esseri viventi, e le sofferenze che provengono dagli agenti atmosferici, dalle calamità naturali. In ultima analisi sapremo mrityu, c'è la morte alla fine, che è l'ultimo limite delle cose umane. Tutto pende da un tenue filo, tutti siamo d'accordo. Vita in questo mondo significa sofferenza. Chi non è completamente centrato nella conoscenza vedica pensa che è chiaro, la sofferenza dipende dal fatto che io vivo, dal fatto che io sono un individuo. Allora, lo scopo ultimo della realizzazione spirituale è l'annientamento, il nulla, lo zero, il rifondersi nel tutto completo, nel tutto, nell'amore cosmico, nell'amore universale, in questa energia, onnidiffusa. Perdo la mia identità, quindi perdo l'occasione di soffrire. Zero, lo zero. Ma questa non è la verità assoluta. È lo zero. Immaginiamoci un asse, o in matematica, in geometria analitica, un asse, l'asse delle ascisse, credo che sia quello orizzontale. Va bene, però tutti quanti ce l'abbiamo presente, no? Allora, c'è lo zero al centro, diciamo, c'è lo zero. A sinistra di chi guarda c'è meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 100, meno 1000, meno infinito, cioè quell'otto capovolto, meno infinito. Questa è sofferenza, sofferenza. Meno 100, tanta sofferenza. Meno 10, c'è sofferenza ma molto meno. Allora, lo scopo ovviamente è quello di diminuire la sofferenza, giungere a zero sofferenza. Ed è giusto, ma questo non è lo scopo ultimo della vita, non è lo scopo ultimo della realizzazione spirituale, non è così inconcepibile come si possa pensare il nirvana. E dopo nello zero, zero sofferenza. È possibile raggiungere zero sofferenza. Mi ricordo il sanscrito, un verso sanscrito dice, comunque dice accettando il Bhagavatam dice accettando il Bhakti Yoga, Sakshad, direttamente Anartho Pasanam Sakshad, Bhakti Yogam, Vishvakshena, insomma, accettando il Bhakti Yoga, ovvero il servizio devozionale a Dio, la persona suprema, automaticamente si arriva a questo zero. Subito, Sakshat, direttamente le sofferenze vengono meno. Subito si smette di soffrire, subito si smette, si smette di penare in questo mondo. Subito, immediatamente. Quindi non è così inconcepibile. Perché se guardiamo bene quest'asse delle ascisse, o delle ordinate, non ricordo, se c'è qualche matematico in linea può darci qualche dritta, qualche correzione in merito, però il senso è quello. Se guardiamo bene questa linea retta, con tutta la sofferenza a sinistra, meno, 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 poi questo zero al centro significa zero sofferenza, se la guardiamo bene, c'è scritto qualcosa anche a destra. C'è scritto più 1, più 2, più 3, più 10, più 100, più 1000, più 100 miliardi, trilioni di ziliardi di miliardi, più infinito. Quella è felicità. Quella è felicità. Anche in matematica è compreso l'infinito, il più infinito. Quella è la felicità. In sanscrito si chiama Anandam Buddhivardhanam. Ananda Buddhivardhanam. Ananda significa felicità in continua espansione. Quello effettivamente è abbastanza inconcepibile per noi anime condizionate dal tempo, dallo spazio, dalle esperienze che viviamo, dove sì, c'è la felicità, mica uno sta dicendo che è tutta una valle di lacrime, però se la guardiamo bene lo è effettivamente. Però c'è ogni tanto qualche gioia, qualche soddisfazione, se no, dico tutti sì, no? Sì, un suicidio di massa, senza aspettare il santone col gas nervino, che ci... Tutti quanti, pum, chi a destra, chi a sinistra, chi si attacca alla canna del gas, chi si butta dal quinto piano, chi eccetera. Però queste gocce di felicità non sono proprio, diciamo così, appaganti, completamente appaganti. Non fai in tempo a dire, ah, che bello, che è già finito. Può durare anche tutta una vita, ma poi c'è il sipario che cala. A
Allora non è vera felicità se finisce. Io voglio una felicità, se siamo onesti, e con un po' di introspezione, un po' di onestà intellettuale, ci rendiamo conto che ciò che vogliamo veramente non è un piacere che finisce. Non è una gioia che recede, va in crisi e poi va giù, giù, giù e finisce e diventa sofferenza. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo veramente una felicità, un piacere, un gusto, una gioia che cresca, cresca. Cresca e non smetta mai di crescere. Questo è quello che vogliamo, se siamo onesti. E non andiamo oltre l'intelligenza, oltre il buon senso e pensiamo, vabbè, però non è possibile, è soltanto un'allucinazione, è soltanto una fantasia, non è possibile quello. Una gioia che cresce, 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 si espande all'infinito e non trova mai sosta di diminuzione. No, sì, è cos'è? Una favola no? Romanziere fantasioso, molto fantasioso, è utopia. Utopia. Invece no, è possibile perché effettivamente tutti quello stiamo cercando. Tutti quanti quello stiamo cercando. Nelle relazioni, in ultima analisi, stiamo cercando quello. Cerchiamo l'amore che conferisca felicità, una felicità che cresce, che deve crescere, deve aumentare, si deve espandere all'infinito senza trovare mai sosta né diminuzione. Questo è quello che stiamo cercando. Meno di questo ci genererà sofferenza, ansia. Oddio, potrà finire da un momento all'altro, pensiamo. Ansia, quella è l'ansia. Allora, questo è lo scopo della vita spirituale. Giungere immediatamente allo zero. D'altronde inutili queste sofferenze. Queste sofferenze che sperimentiamo, queste ansietà, queste paturnie, questa depressione, sono veramente una perdita di tempo, sono inutili. In ultima analisi, per l'essere vivente, completamente inutili. Allora, accettando il Bhakti Yoga, la semplice pratica del servizio devozionale che si basa sul canto e sull'ascolto di cose molto interessanti, di melodie trascendentali, di informazioni trascendentali, del nome, del santo nome di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, semplicemente facendo questo, Sakshad. Anarto Pachanam Sakshat. Immediatamente le sofferenze si azzerano, le ansie si azzerano, gradualmente, gradualmente si azzerano. E poi da lì inizia la positività, inizia la felicità. Quello è lo scopo della vita, essere sempre più felici. Più uno, più due, più tre, più quattro. Continuando il servizio devozionale si ottiene questo. Più uno, più due, più tre, più 10, più 100, più 1000, più infinito. Per sempre. E per sempre. Allora, Kapiladeva è, oh grazie, Kapiladeva è venuto esattamente per questo. Questa è la vera liberazione, questa è la liberazione suprema, chiamata Bhakti, amore divino. E leggiamo da questo capitolo intitolato Prendere rifugio in Krishna, il verso 42, la cui traduzione è, qui è Kapiladeva che parla. Quindi molto interessante avere la possibilità di sentire cosa il Signore Supremo dice di sé e dice di noi e dice a riguardo della realizzazione spirituale. Molto interessante, una grande opportunità, non è ordinaria. Qui apriamo i giornali, apriamo i libri e ci dicono l'Italia ha perso, oppure politica estera, politica interna, welfare. Sport, l'altro sport, quello ha ammazzato quell'altro, quell'altro ha dato fuoco e poi si è buttato da. Questo non sentiamo. Sesso, droga, rock and roll, no? Scusa, anche più rock and roll, però per dire, quelli sono gli argomenti. Invece abbiamo la possibilità di sentire, di apprendere informazioni spirituali direttamente dal mondo spirituale, notizie sempre fresche. Notizie sempre fresche. Allora, verso 42, questo qui. È a causa della mia supremazia. Per paura di me che il vento soffia, per paura di me il sole brilla e Indra, il signore delle nuvole, fa cadere la pioggia. Sempre per paura di me il fuoco brucia e la morte si aggira riscuotendo il suo tributo. Possiamo rileggerlo insieme. E a causa della mia supremazia, per paura di me che il vento soffia. Per paura di me, il sole brilla, il sole brilla,
e Indra, il signore delle nuvole, fa cadere la pioggia. Sempre per paura di me, il fuoco brucia e la morte si aggira, riscuotendo il suo tributo. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Kijai. Il Signore Supremo Sri Krishna dichiara nella Bhagavad Gita che le leggi naturali funzionano perfettamente perché agiscono sotto la sua direzione. Nessuno deve pensare che la natura agisca automaticamente, senza nessuno che la diriga. Le scritture vediche affermano che le nuvole sono controllate da Indra. Indra è un funzionario, è come un ministro del Signore Supremo. Non è Dio, ma è un essere vivente potenziato, come si dice, investito di potere per poter gestire gli agenti atmosferici. Indra. Dunque, le scritture vediche affermano che le nuvole sono controllate da Indra, che il calore è distribuito dal Dio del Sole, che il rinfrescante chiaro di luna è diffuso da Chandra e che il vento soffia per ordine di Vayu. Ma al di sopra di tutti questi esseri celesti sta il più grande di tutti gli esseri, Dio, la persona suprema, Nityo Nityanam, Cetanash Cetananam. Anche gli esseri celesti sono esseri individuali come noi, ma grazie alla loro fedeltà, al loro servizio di devozione, cioè, hanno ottenuto questi incarichi. Questi differenti esseri celesti o dirigenti, come Chandra, Varuna e Vayu, sono chiamati Adhikari Devata e sono responsabili dei vari settori di attività nell'universo. Il governo del Signore Supremo non comprende soltanto uno, due o tre pianeti. Esistono milioni di universi e ogni universo racchiude milioni di pianeti. Il Signore Supremo ha dunque un immenso territorio da governare, quindi ha bisogno di vari assistenti. Secondo le descrizioni contenute nei Veda, gli esseri celesti sono considerati le diverse parti del corpo del Signore, perciò il Dio del Sole, il Dio della Luna, quello del fuoco e quello dell'aria agiscono sotto la sua direzione. Nella Bhagavad Gita 9.10, ovvero capitolo 9, verso 10, ciò è confermato. Maya dhyakshena prakriti suyate sacharacharam. Le leggi della natura agiscono sotto la sovrintendenza del Signore Supremo. È dunque grazie a Lui che tutto si compie in modo preciso e regolare. La persona che ha preso rifugio in Dio, l'essere supremo, è completamente protetta da ogni altra influenza, non deve più servire nessun altro ed è libera da ogni obbligo. Certamente non si mostrerà ribelle verso nessuno, ma impiegherà tutto il suo potere di pensiero al servizio del Signore. Le affermazioni del Signore Supremo nella persona di Kapila, ovvero quando dice «sotto la mia direzione il vento soffia, il fuoco brucia, il sole produce calore», non sono sentimentali. Gli impersonalisti potranno sostenere che i devoti del Bhagavatam creano un Dio immaginario e gli attribuiscono delle qualità. Ma la persona suprema non ha nulla di immaginario, né è una potenza fittizia a cui si attribuisce il nome di Dio, per comodità. I Veda stabiliscono chiaramente Vishasmadvata Pavate Bishodeti Suraya. È per paura del Signore Supremo che il Dio dei venti e il Dio del Sole agiscono. Bishasmadagnischendrascha Mrityurdhavati Panchamaha. Agni, Indra e Mrityu agiscono anch'essi sotto la sua direzione. Questo è il verdetto dei Veda. E se gli esseri celesti sono soggetti alla paura, che dire degli esseri comuni?
La vita materiale non dà certo la felicità, perché abbiamo sempre paura di qualcosa. Hare Krishna. Nessuno può dire di non conoscere la paura. Tutti temono qualcosa. Non esiste uccello, animale, essere umano o altro essere vivente che sia libero dalla paura. Infatti quando vediamo gli uccellini, no? Quando si passeggia per Villa Borghese o qualunque altro posto dove gli uccellini scendono, si vede che sempre si guardano intorno, no? Sempre si guardano intorno, perché potrebbe esserci un predatore. Sono piccoli piccoli, quanti esseri sono più grossi di loro e fanno bene ad avere paura, però si guardano sempre, sempre sono impauriti. Ma anche ogni essere umano e qualunque altro essere vivente è impossibile che sia libero dalla paura. Non esiste nessuno libero dalla paura, dice qui. Questo, ecco, qui ci spiega da cosa deriva la paura. Questo è fondamentale. La paura e la sofferenza derivano da, e lo scopriamo, questo è dovuto al fatto che ci identifichiamo col corpo e pensiamo, io sono questo corpo. Poiché questo è un pensiero comune a tutti, tutti temono la distruzione del corpo. Quando ci fu il terremoto a Los Angeles, tutti correvano fuori di casa gridando in preda al panico. Tutti erano terrorizzati e pensavano, è arrivata la morte! Questa è la natura materiale. Questa è la condizione normale nel mondo materiale. C'è la paura della morte. Nell'ambito della natura materiale vi sono molte manifestazioni terrificanti, come i cicloni e gli uragani, la siccità e le inondazioni, i maremoti, la carestia e la guerra. Eppure la gente crede di essere felice su questo pianeta. Gli scienziati moderni affermano che gli esseri celesti sono una leggenda, un mito, no? Mitologia. Che Dio non esiste, affermano, e che tutti gli eventi sono opera della natura. È vero che la natura agisce, ma la natura, dopo tutto, è soltanto materia. La materia non può agire senza il controllo di un essere vivente. Non possiamo dire che la materia agisca in modo indipendente. Tu sei sicuro di chiudere la porta? Grazie. La materia non può agire senza il controllo di un essere vivente. Non possiamo dire che la materia agisca in modo indipendente. Nell'oceano vediamo sempre grandi onde in movimento. L'acqua non è che materia inerte. No, effettivamente l'acqua è materia inerte. Da sé non si muove. Però il vento solleva grandi ondate e le spinge a frangersi sulla riva. Gli scienziati affermano che la natura agisce in questo o in quel modo, ma la natura non è indipendente. Gli shastra autorevoli ci insegnano, gli shastra sarebbero le scritture vediche, shastra, ci insegnano che la natura si muove sotto il controllo degli esseri celesti. Non possiamo quindi affermare che questi fenomeni della natura si verifichino in modo automatico. Gli scienziati ammettono che la natura agisce in modo meraviglioso, ma in fin dei conti la natura non è soggetta al loro controllo, cioè al controllo degli scienziati. Gli scienziati possono accettare o sfidare anche Krishna, ma non sono in grado di sfidare le attività della natura. Tutti sono subordinati alla natura e la natura agisce sotto il controllo di Dio. Ne consegue che tutti sono subordinati a Dio. Si capisce questo punto? Si capisce, no? È abbastanza lineare. Il sole, gli oceani, la terra, lo spazio e tutto ciò che esiste nella creazione materiale non sono altro che manifestazioni dell'energia esterna di Dio, di Krishna. Non esiste possibilità di indipendenza da Krishna o dalle sue energie, certo. Nella Brahma Samhita è detto che la natura materiale è così potente da essere in grado per se stessa di creare, mantenere e distruggere. Srishti Stiti Pralaya Sadana Shakti Reka. Tuttavia la natura materiale agisce come un'ombra. Se poniamo una mano davanti a una luce,
possiamo vedere la sua ombra che si muove sul muro. Analogamente, la natura materiale si muove a causa del contatto con l'anima spirituale. Così come questo corpo è fatto di natura materiale e si muove. Però si muove perché in quel corpo ci sei tu, in questo corpo ci sono io, in quel corpo c'è lei, l'essere vivente vivo, l'individuo vivo che vive dentro questo tabernacolo, fatto di carne, ossa, eccetera, eccetera, di materia, cellule, atomi, molecole. Questo corpo di per sé non si muoverebbe da solo. Tanto è vero che effettivamente quando vediamo un cadavere ci rendiamo conto, la morte svela la vera natura del corpo. La morte ci toglie questo velo dagli occhi, l'illusione, vediamo in cosa consiste veramente il corpo, in materia inerte. L'essere vivente non c'è più dentro a causa di un trauma, di una malattia. Cioè, a un certo punto il corpo è diventato inabitabile per l'essere vivente, l'essere vivente esce fuori, non lo chiamiamo morte. Osserviamo lo stesso corpo col quale abbiamo interagito per tutta la vita, mamma, papà, un fratello, un amico, abbiamo interagito con questo corpo e adesso lo stesso corpo è lì. Perché non riusciamo più a interagire? Perché non risponde più agli stimoli? Perché diciamo se n'è andato? No, è lì. Tu hai interagito tutto il tempo con quel corpo, allora lì la morte svela il trucco. Fa vedere esattamente qual è la natura del corpo, materia inerte, e ci fa capire una cosa un po' più difficile da ammettere, che questa persona che amavamo evidentemente neanche la conoscevamo. Perché diciamo adesso se n'è andata, e chi era allora? Io ho interagito sempre con un corpo vivo, sì, ma con un corpo, allora devo concludere che io non so con chi ho interagito fino ad oggi, se no saprei dove è andato, se no avrei delle informazioni. Non piangerei su un corpo, su delle spoglie mortali. Allora non so proprio chi è questa persona. E allora è importante approfondire questa conoscenza, questa saggezza, questa scienza della realizzazione del sé, della comprensione della vera natura dell'essere vivente, che è trascendentale a questo involucro, pure importante, va lavato, mantenuto, va protetto il corpo, certo, perché è energia materiale e l'energia materiale è un'energia divina, un'energia di Dio, di Krishna, però non sono io. Ovvio, io ho un uccellino in gabbia, se ho un uccellino in gabbia, cosa abominevole però, ammettiamo di avere un uccellino in gabbia, poverino, un pappagallino e dovrebbe volare da un albero all'altro, invece lo vengo in gabbia, ma diciamo ho un uccello in gabbia, io sicuramente andrò lì a lucidare la gabbia, pulirò dentro la gabbia, però la cosa più importante è dare da mangiare all'uccellino, all'abitante della gabbia. Ci sono delle priorità, non significa che poiché la gabbia è materia inerte, la gabbia è ferro, è plastica, che mi importa, invece la cosa importante è l'uccellino, e no, va pulito anche la gabbia, no? E igiene, profilassi, ma la cosa più importante nell'ordine delle priorità è dare da mangiare all'uccellino. E se addirittura io mi concentro solo sulla gabbia e l'uccellino languisce, cip cip ho fame, dice, no? Cip cip ho fame, giorno dopo giorno, io mi limito a lucidare la gabbietta, a pulirla dentro, a togliere tutte le sporcizie, tutta la polvere che ci si accumula, e l'uccellino continua cip cip sempre più debolmente, cip cip ho fame, languisce, ho fame, si lamenta, e io no, mi concentro sulla gabbia, qual è il risultato che otterrò? Che l'uccellino morirà, inevitabilmente morirà in sofferenza che deriva dall'ignoranza. Se una persona è ignorante, il risultato che otterrà è sofferenza per sé e per gli altri. Se io ignoro le necessità vere dell'uccellino, ovvero dell'essere vivente, se io ignoro le mie vere necessità, anche se penso di conoscermi, ma io mi conosco, io so bene cosa è meglio per me, ma se io non conosco veramente chi sono, che sono un'anima spirituale, se non conosco le mie caratteristiche, la mia svarupa lakshana, la mia caratteristica costituzionale, essenziale, se io non capisco
che ciò di cui ho bisogno esclusivamente, solo, l'unica cosa di cui ho bisogno è nuovamente essere impegnato nel servizio di devozione a Dio, la persona suprema, in maniera incondizionata, cioè senza voler niente in cambio, in maniera ininterrotta, senza pause o ferie o vacanze. Se io non capisco che ho bisogno solo di quello, sofferenza, kunta, kunta in sanscrito significa ansia, sentirò sempre un malessere, sentirò sempre questa corrente sotterranea che scorre, a volte più violentemente, a volte più pacata, ma c'è, la sento, di insofferenza. Non mi sentirò mai a posto, non mi sentirò mai bene, non mi sentirò mai completamente appagato, non mi sentirò mai felice, mai, impossibile. Apprendiamo quindi dalle scritture vediche, fondamentale, meno male che qualcuno è venuto a portarcela, meno male. Apprendiamo che Savai Pum Samparo Dharmoya To Bhaktira Dokshaje Ahai Tukhiya Pratiyataya Yatma Suprasidati. Questo verso importantissimo dello Srimad Bhagavatam, che è lo studio successivo alla Bhagavad Gita, ci dice, ci dà il segreto, ci svela il segreto, ci dice le cose come stanno. Ah, finalmente, no, cioè, almeno so come muovermi, almeno so cosa devo fare. Ci dice, l'occupazione suprema, ovvero ordine delle priorità, no? Abbiamo tante occupazioni, devo pagare la bolletta, ovviamente, devo dare da mangiare ai miei figli, devo lavorare, devo fare questo, ovvio, dobbiamo farlo, fai, molli tutto e te ne vai? No, che dove sei? Dove siamo qui? Quale film? No, ho tante occupazioni nel corso della mia giornata, tante, 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 però non posso pensare che siano tutte sullo stesso piano. Tutto uguali, e certo, no. Ci sono delle priorità. Quello che ci sfugge, e qui sta la difficoltà, qui cade l'asino, l'asinello e tutta la dinastia asinina, diceva un tale, cioè, qui casca l'asino, qual è l'occupazione più importante? Fatte salve tutte le altre, ma quella più importante, qual è la suprema? In sanscrito si dice paro dharmo, l'occupazione più elevata. Qual è? Savai Pumsam, Pumsam significa per l'essere umano. Allora, l'occupazione più importante, ovvero suprema, parotta, l'occupazione più importante, Pumsam, per l'essere vivente è Yato Bhaktira Dokshaje, il servizio di devozione a Dio, a Dokshaja, chiamato Dio, a Dokshaja, in questo verso speciale chiamato Dokshaja Dio. Ossia quello che sfugge ad ogni designazione materiale. Se io voglio comprenderlo con riferimenti materiali, con intelligenza materiale, mi sfugge. Infatti vediamo filosofi, schiere di filosofi, di religiosi, leader spirituali, mi sfugge perché? Perché non è facile, perché Bhaktir, Yato Bhaktir Dokshaje, cioè soltanto col servizio di devozione, col servizio d'amore, possiamo conoscerlo, possiamo accedere alla scienza di Dio soltanto con l'amore, perché Dio si rivela, Dio non è un oggetto, Dio non è una formula matematica, c'è un impegno, ci riuniamo in equip di matematici, una formula matematica e ne capiamo l'essenza alla fine, certo, perché è una cosa inerte, è un oggetto, è una cosa, ma Dio è una persona, così come io non potrò mai comprendere Daniela, semplicemente se mi riunisco con un'equipe di studiosi che vogliono conoscerti a fondo, io non potrò mai conoscere neanche Daniela. O Daniela non potrà mai conoscere me se si riunisce con altri studiosi come lei che vogliono conoscermi, vogliono studiarmi, approfondirmi. Non potranno mai conoscermi perché io sono una persona. E io mi posso far capire soltanto se mi rivelo, se rivelo il mio cuore. Non sono un oggetto io, che uno mi studia, mi analizza nel dettaglio, mi spacca in due, mi vivisezione, mi comprende, non mi comprenderà mai, perché sono un essere vivo, vivente, ho pensieri, sentimenti, desideri, amore, e io tutto questo lo rivelo soltanto a chi dico io, soltanto a chi dico io, ovvero a chi riveliamo il nostro cuore? A chi? Molto importante. A chi? A chi? Sicuramente. Però a chi ci vuole bene, non a chi manifesta malvolenza nei nostri confronti, non con chi è invidioso, per esempio, nei nostri confronti. Noi non apriamo il cuore a chi che sia, né agli sconosciuti, né a chi manifesta sentimenti negativi nei nostri confronti. Noi ci chiudiamo, infatti si dice, no? Mi chiudo a riccio, si dice mi chiudo. Invece a chi mi apro?
a chi manifesta affetto per me, a chi mi vuole bene, a chi... Allora io tranquillamente apro il mio cuore e una semplice persona che manifesterà un semplice genuino affetto nei miei confronti, a quella persona io aprirò naturalmente il mio cuore. E quella schiera di scienziati, di studiosi che mi volevano studiare, approfondire come se fossi un elemento chimico o una formula matematica, io rimarrò sempre oscuro. C'è una semplice persona che manifesta un po' di benevolenza, un po' di amore, un po' d'affetto per me, io subito apro il mio cuore, subito mi confido, subito apro il mio cuore, quella persona mi conoscerà meglio di chiunque altro nel mondo, che ha manifestato benevolenza nei miei confronti, affetto. E Dio è uguale, Dio è una persona, la differenza è che lui è la persona suprema e noi non siamo supremi, noi siamo tutti da lui, diciamo, su piccoli infinitesimali. Ovviamente Dio è Asamurdva, nessuno è come lui, nessuno è più di lui, noi siamo piccoli, ma è sempre una persona, e lui si rivela soltanto a chi manifesta amore, affetto, benevolenza, positività nei suoi confronti, genuini sentimenti nei suoi confronti. Lui naturalmente si rivela, e lui non aspetta altro, lui ci ama, anche noi lo amiamo, però l'abbiamo dimenticato. Allora, qual è l'occupazione suprema? Fatta tutta questa premessa, tutto questo preambolo, questo esordio, qual è l'occupazione suprema, la più importante? La più importante, che dovrebbe permeare tutte le altre in realtà occupazioni nel corso della mia giornata, tutte dovrebbero essere centrate su quella, tutte quante, per avere successo. Il servizio di devozione. Io devo organizzare la mia vita per cercare di fare del servizio di devozione reale, ovviamente non inventato, non si dice capriccioso, no? Servizio devozionale capriccioso. Secondo me questo è servizio devozionale, secondo me questo fa piacere a Dio. Magari no. Come, secondo me questo fa piacere a Daniela. Ma io, se vuole far piacere a Daniela, glielo vado a chiedere. Cosa ti piace, Daniela? Quali sono i tuoi gusti? Mi informa a proposito dei tuoi gusti. Importante la conoscenza, la filosofia è importante anche nei rapporti ordinari, quotidiani. Se io voglio far piacere a qualcuno, la condicio sine qua non è che io mi informo a riguardo dei suoi gusti. Minimo. Cioè, senza di quello come faccio a dar piacere a qualcuno a cui voglio dar piacere, se non mi informo cosa gli piace? Voglio far piacere ad una ragazza e penso... Secondo me le rose le piaceranno, magari quella è allergica alle rose, appena gli avvicina le rose inizia a starnutire, si riempie di bolle, ponfie, inizia a star malissimo. No, devo informarmi, cosa ti piace, quali fiori ti piace? Mi piacciono i cimbidium, io ricompro un cimbidium, si fa piacere per dire. No? Allora, l'occupazione suprema, qual è? Savai pum samparo dharmo? Yato Bhaktir Adokshadi. Bhaktir è la parola chiave, servizio di devozione. Uno si va a informare su questi libri, presso i devoti, nei templi, il maestro spirituale, uno si informa cosa fa piacere a Krishna, cosa gli piace a Krishna, no? Come posso essere impegnato in servizio devozionale? E scoprirà che il servizio devozionale, quello puro, cioè lo scopo proprio, è raggiungere questa piattaforma che adesso spieghiamo. Il servizio di devozione, affinché sia vero servizio devozionale, vero servizio, che dà veramente piacere alla persona, deve essere Ahaituki. Ahaituki significa in sanscrito che non è che io, per tornare all'esempio, alla metafora, al sillogismo delle rose o del cimbidium, non è che io ti do il cimbidium dopo che mi sono informato che a te piace il cimbidium e non ti piacciono le rose perché ne sei allergico al cimbidium, ti piace tanto. C'è di un viola perché tu non so perché ti piace di tutti i gusti, non è che io te lo regalo dout des, no? Non so se ci dice qualcosa dout des, business, avere, volere qualcosa in cambio. Non è che io ti do un fiore, quello che a te piace di più, anzi ti do un mazzo di fiori, anzi mi compro tutti i cimbidium del mio paese e te li porto tutti a casa, ti vedi arrivare un tir di cimbidium perché voglio qualcosa in cambio. No, quello non è più servizio devozionale, quello non è più amore disinteressato, non è amore. Cioè l'amore disinteressato è come dire ghiaccio bollente. Ghiaccio non è bollente. L'amore deve essere, per essere amore, disinteressato.
incondizionato, non pone condizioni. Diciamo, non lo capisce. E un'altra caratteristica che deve avere, sono soltanto due, quindi si è preso. Un'altra caratteristica che il vero servizio devozionale alla persona suprema, Dio, deve avere è, vabbè, condizionato, abbiamo già detto, apratihata. Apratihata in sanscrito significa ininterrotto. Ininterrotto. È chiaro, mica ci sono orari d'ufficio, non è mica un servizio da impiegato. L'amore non è per gli impiegati. Una persona che ama, ama giorno, notte, costantemente, non si pone un limite temporale, non c'è un orizzonte temporale oltre il ottico oltre il quale non vado. Ti amo, guarda, ci mettiamo insieme, stiamo insieme, ti amerò per 10 anni, poi però, no, ti amo. Oppure, guarda, ci mettiamo insieme, però io, guarda, ti amo dalle 8 alle 18, dopo, lasciami un po' d'aria, fammi, no? Poi ci sono le ferie estive, le ferie natalizie, mi raccomando, mettiamo un contratto, però non è più amore, quello è un contratto, quello è un business, no? Impiegato, perché timbra il cartellino dell'amore, ma non ha senso questo. Quindi l'amore deve essere incondizionato, non devo volere niente in cambio, non devo aspettarmi qualcosa in cambio. Neanche di essere ricambiato. Dopo, io ti amo perché ti amo, punto. È un po' difficile, eh? Questo sfugge al nostro controllo. La nostra intelligenza va in tilt. Com'è possibile di dare una cosa che possiamo, dobbiamo dare una cosa così importante come il nostro amore e non dobbiamo volere niente in cambio? Quello è il portale aperto che se varcato, yayatma suprasidati. Yayatma suprasidati è l'ultima linea di questo verso del Bhagavatam che stiamo analizzando, che parla dello scopo, della vera occupazione suprema dell'essere vivente. Yayatma suprasidati significa che se uno fa così, se uno agisce prioritariamente nella propria giornata per servire il Signore in accordo con determinate direttive, per servire il Signore senza, gradualmente, allenandosi, addestrandosi, diciamo così, quasi, a non volere niente in cambio, quindi incondizionato e in maniera ininterrotta, senza porre limiti. Diciamo, inevitabilmente i limiti li mettiamo, però spostando il paletto sempre più in là, sempre più in là, sempre più in là, con l'obiettivo sincero, onesto, di buttare via alla fine questi paletti, no? Di arrivare a una condizione tale da dire basta, non voglio più paletti, via. Incondizionato e ininterrotto. Se io faccio questo, se io agisco così, poi è facile farlo insieme, peraltro, eh? Facilissimo. Se ci sono le giuste indicazioni, perché è una scienza, non è una cosa che uno si è inventato, ma che funziona, tutti gli esperimenti sono già stati fatti, funziona. Se uno fa così e lo fa insieme, sangha, sangha significa insieme, insieme. Se uno fa questo, qual è il risultato immediato che ottiene? Yayatma suprasidati. Allora, prasidati, questa parola sanscrita significa soddisfazione. Quella che tutti cercano, soddisfazione. Il suffisso, prefisso, il prefisso su, suprasidati, no? La prasidati, soddisfazione. Suprasidati significa perfetta soddisfazione, grande, completa, completamente appagante questa soddisfazione. Yayatma dell'anima. L'anima è completamente, perfettamente, innegabilmente, totalmente soddisfatta semplicemente facendo questa cosa con queste due caratteristiche, servendo il Signore Supremo senza volere niente in cambio e in maniera interrotta, sempre, come si dice, facendo, pianificando per farlo per sempre, per tutta la vita, non un'esperienza temporanea. Già mi sto autolimitando e quindi non posso ottenere quella suprasidati, quella perfetta soddisfazione. Se io già mi limito in partenza, nel prodromo, già poi metto i paletti, ledo a me stesso, ai miei stessi interessi. Yayatma suprasidati, posso essere perfettamente soddisfatto semplicemente facendo questo, assieme ai devoti e con queste caratteristiche. E piano piano, gradualmente, gradualmente, gradualmente. Io otterrò questo risultato, la perfetta soddisfazione. E già strada facendo otterrò dei primi sintomi di questa soddisfazione che corroboreranno, che rafforzeranno la mia determinazione, che diventerà quindi sempre più fissa,
Nishta, sempre più Nishta in sanscrito significa sempre più solida, più forte, salda, che sono sulla giusta strada. Mi convincerò sempre di più dai frutti che otterrò, non è una convenzione così, un'allucinazione, ma dai frutti che otterrò mi renderò conto che sì, sono sulla giusta strada. Questo è un servizio di devozione. Dunque, per concludere, manca veramente poco la lettura di questa spiegazione. Ok. Quando era presente su questa terra, Krishna vide che Indra, il signore dei cieli e della pioggia, si era inorgoglito. Krishna consigliò quindi a suo padre Nanda Maharaj di non preoccuparsi di adorare Indra. Non vi è necessità di offrire sacrifici a Indra, è meglio adorare la collina Govardhana, che rappresenta Dio. Le mucche ricevono l'erba e l'altro cibo dalla collina Govardhana. Adoriamo dunque la nostra collina Govardhana, non Indra, che Krishna aveva visto che si era inorgoglito Indra, no? Dapprima Nanda Maharaj non era disposto ad accondiscendere, ma l'affetto per Krishna vinse e alla fine accettò. Quando Indra vide che Nanda Maharaj adorava la collina Govardhana, fu assalito da una grande collera e inviò delle nuvole malvagie affinché sommergessero Vrindavana, il villaggio di Vrindavana, sotto piogge torrenziali. Krishna allora mostrò a Indra che il suo potere non poteva competere neppure col mignolo della sua mano sinistra. Krishna sollevò la collina Govardhana col mignolo della mano sinistra e la usò come un ombrello per proteggere tutti gli abitanti di Vrindavana dal diluvio di Indra. Tutti questi fatti sono riferiti nello Srimad Bhagavatam. Ognuno quindi è un servitore. Nessuno può veramente dichiararsi padrone. Se ci rifugiamo in Krishna, non dobbiamo offrire sacrifici ai vari esseri celesti. Ovvero, se innaffiamo la radice di un albero, per fare un esempio, non avremo bisogno di bagnare i rami, le foglie, i fiori o i frutti uno per uno. Se forniamo cibo allo stomaco, non avremo bisogno di nutrire separatamente gli occhi, le mani, le gambe. Analogamente, se adoriamo Krishna, la fonte di ogni cosa, non ci sarà bisogno di altra adorazione. Per compiere i sacrifici sono necessarie grandi ricchezze. Nei tempi antichi tonnellate di cibo venivano offerte in sacrificio nel fuoco, ma oggi questo non è possibile. Un tempo erano necessarie grandi ricchezze. Per questa ragione si raccomanda il sacrificio chiamato Sankirtan, Sankirtan Yagya, ovvero il canto e la recitazione del Mahamantra Hare Krishna. Qualsiasi persona può cantare Hare Krishna, non c'è bisogno neppure di strumenti, anche se Chaitanya Mahaprabhu è lui, sulla destra di chi guarda, Chaitanya Mahaprabhu, anche se Chaitanya Mahaprabhu ha introdotto l'uso di mridanga, tamburi, e di kartalas, cembali, in realtà sarebbe sufficiente anche battere le mani soltanto, come abbiamo fatto ieri sera, non battevamo le mani, stamattina. Per tutti è possibile sedersi insieme con la propria famiglia, battere le mani e cantare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il compimento di questo Sankirtan è molto semplice. La sera la gente va al ristorante o al cinema e getta via tempo e denaro nei club e nelle strade da ballo e nelle sale da ballo. Gli uomini non si rendono conto del grande pericolo di nascita, malattia, vecchiaia e morte. Sono trasportati dalle onde della natura materiale e sono costretti a subirne le leggi. Non dovremmo sprecare il tempo prezioso di questa forma umana, ma usarlo per cominciare a risolvere i nostri veri problemi. Alla fine ogni cosa su questa terra sarà annientata. Attualmente i tre quarti del pianeta sono coperti dalle acque. All'inizio della creazione l'intera terra era coperta dalle acque, non c'erano terre emerse, ma gradualmente l'acqua si esaurisce e le terre emergono. Così oggi abbiamo il continente asiatico, l'America del Nord, l'America del Sud, l'Africa e così via. Ad
Alla fine non ci sarà più acqua, ma soltanto terra, il che significa che in definitiva tutto è destinato alla distruzione. Per mancanza d'acqua il calore si farà insopportabile e la terra si ridurrà in cenere. Poi la pioggia tornerà e tutto avrà un nuovo inizio, per essere alla fine nuovamente distrutto. In questo modo tutto viene a resistere ed è nuovamente dissolto. Similmente, anche questo corpo nasce, assume una forma piacevole e alla fine è distrutto per sempre. Dovremmo allora prendere un altro corpo. Il corpo è come una bolla d'aria, resta per un solo istante, poi scoppia ed è scomparso per sempre. Quello che stiamo facendo equivale soltanto a rivestirci di una bolla dopo l'altra, di un corpo dopo l'altro, e pensiamo di raggiungere la felicità in questo modo, perché siamo degli sciocchi. Krishna discende in persona, simile a noi, ma la nostra sfortuna è tale che lo consideriamo un uomo comune. Se ci arrenderemo a Krishna, non saremo più soggetti al karma, ossia al destino, nei differenti corpi. E anche se cadremo nel tentativo di offrirgli, il nostro servizio di devozione, se falliremo, non perderemo nulla, avremo anzi tutto da guadagnare. Nella prossima nascita avremo sicuramente un corpo umano. È quindi per il nostro bene che dobbiamo accettare Krishna. Dai. Insegnamenti di Kapila Deva Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Vuoi dire qualcosa, Daniela? Ok. Hare Krishna. Allora, grazie a tutti, anche a tutti gli amici, tutti i devoti che seguono da casa o che ascolteranno questo studio insieme dall'archivio, e auguriamo tutti quanti una buona, felice giornata in coscienza di Krishna. Ricordiamo che oggi pomeriggio dalle 18:15 ci sarà lo studio, il seminario di studio sulla Bhagavad Gita così com'è. Il titolo dello studio di oggi sarà Via diretta e via indiretta. Questo sarà lo studio centrale. E il verso che analizzeremo e leggeremo sarà il terzo del capitolo 3. 3, facile da ricordare. Praticamente Arjuna in questo momento della Bhagavad Gita è confuso sul da farsi e ha appena chiesto a Krishna di indicargli in modo definitivo la via più favorevole per la realizzazione spirituale. E cosa fa con le sue numerose domande Arjuna? Con le sue numerose e profonde domande. Vuole chiarire il sentiero della coscienza di Krishna a beneficio di tutti coloro i quali desiderano seriamente cogliere il mistero della Bhagavad Gita. Ecco perché Arjuna fa tante domande. La Bhagavad Gita è una serie di domande perfette e di risposte perfette. E chiunque ascolta le risposte perfette di Krishna, in realtà ha la possibilità di ottenere la perfezione dell'esistenza. Bene, a oggi pomeriggio allora, ore 18:15. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Garantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Mi tengo la prima a lei. La linea di voi.